i rappresentanti delle province eletti dal popolo. Ma non si tratta di un ritorno al passato, bensì di una innovazione organizzativa. Dopo circa 10 anni dalla legge Del Rio, per effetto della quale presidente e consiglieri vengono eletti da sindaci ed amministratori comunali. Questo è quanto è emerso in un convegno che ha visto nei fatti forze politiche diverse trovare un punto d'incontro. Perché le tematiche sono le solite, quelle dell'ambiente, del territorio inteso come viabilità e specificatamente dell'edilizia scolastica. Diciamo che le province hanno una grande necessità di essere rinvigorite, rese autonome e soprattutto utili al governo centrale, oltre che alle regioni, affinché i servizi siano garantiti. Da oltre 3 mesi in Commissione Affari Costituzionali al Senato si sta lavorando ad un testo che archivi in maniera definitiva la riforma del Rio che, così commenta Bagnai, nasceva da 2 radici sbagliate, quella dell'austerità e quella di una certa sfiducia nei meccanismi della rappresentanza. La questione dei costi, secondo il deputato della Lega, sarebbe un falso problema dimostrato ampiamente su altra scala per quanto riguarda il taglio dei parlamentari. Perché i costi veri sono due fondamentalmente, sono i costi della struttura burocratica che comunque è sostanzialmente rimasta sia dove lavoro io, cioè in Parlamento, che nelle varie articolazioni territoriali dello Stato, e poi sono i costi delle cose fatte male e quelli sono dei costi che non so perché, ma quando si depotenzia la politica e le si impedisce di agire, ci si rallegra del centesimo risparmiato ma non del milione sprecato, perché poi non c'è un controllo, non c'è una gestione, non c'è una, anche parliamone, professionalizzazione dell'attività politica. È venuta a mancare, dopo quella che il deputato del PD Luciano D'Alfonso chiama stagione delle ubriacature riformiste, la capacità di programmare, e i comuni si sono messi l'uno contro l'altro come fossero stalattiti. Sarebbe interessante se le province si occupassero della gestione associata dei servizi. Pensate all'acqua, al gas, all'impiantistica sportiva, a tutto ciò che richiede un ambito territoriale ottimale. Le province sanno fare questo. Guardiamo la Francia.